6 kg assegnabili, ci sono le tue macro. E contemporaneamente tu lavori tra i fader e quello che c'è su, questo vedi Fernando. E hai sempre per ogni canale del banco 8 slot come ce li ha superato. E ce li hai anche su tutti gli auto. Adesso Tempesta, scusa, da uno che va in tour con l'XL4, che cazzo gli spieghi queste robe digitali, dai? Me ronza il 23. Allora, siamo in regia audio, c'è una densità di fonico al metro quadro altissima. Ogni artista ha il proprio fonico, lì c'è Renato Campere, come vedete, con Gianmario, insomma... Eccoci qua, sei Monfo, tutti qua, sì, fai tu. No, dai, guarda se c'hai lo schermino. Sì, quindi, insomma, facciamo una roba veloce. Allora, Ugo, te hai coordinato, cosa hai fatto? Diciamo che mi sono preso la palla, la bega di sentire i colleghi e cercare di mettere in piedi questa mega festa in una maniera più serena possibile. Quanti ne hai convinti a non usare la loro console? Nessuno, ma era la condizione più serena per far stare tutti comodi, diciamo, okay. America, anche perché insomma. Siamo tutti impegnati in tante altre cose, non c'era la possibilità neanche di mettersi a provare. Quante console avete simulato? Quali sono? Allora, ufficialmente sono 7 artiste per 5 console. Ah. Perché 2 console, visto che condividono gli stessi operatori, seguono 2 artiste. Quindi sono 7 meno 2 condivise, sono 5 più una ridondante per il setup digico e più un'altra console per i servizi e comunicazioni, stessa roba sul palco, praticamente copiata. Ok, quindi c'è un omino che cambia i canali manualmente, immagino, giusto? No, diciamo che i canali sono senza omino, sono già tutti cablati perché abbiamo il Prodigy che gestisce i feed di tutte le console, le smutano di volta in volta, stessa roba avviene per il palco per girare i feed anche a side e monitor per chi ne ha bisogno e poi per il resto ogni mezza produzione ha i suoi uomini della propria mezza con il proprio setup, quindi il proprio backline, i propri microfoni, i propri snake. Ok, cambio setup quanto dura? Ci auspichiamo veramente 15 minuti, noi siamo qui ovviamente pronti. È da fare il rollout dell'artista precedente, roll in dell'altra, line. 15 minuti è molto però. 15 minuti è molto ma è anche poco, cioè dipende dal lo spazio è grande ma è veramente intasato di... Non si poteva girare il palco come il primo maggio. No, l'idea era mia iniziale era di girare il Frottobaus tipo il primo maggio, quindi esatto. Avere tutte le console che arrivava il turno, quella o tipo sushi, no? Esatto, che scorre esatto. Allora tu aspetta, per finire, tu che artisti mixi? Io sono qua per Elisa ed Emma. Oh, qui dritto dritto dalla Germania, se non erro. Tu invece che console stai usando? Io sto usando una Digico Quantum 225 e sto lavorando per Gianna Nini. Sei in tour in Germania? Sono in tour in Germania con lei in questo momento. Quindi tu e la Lollo finite la data e domani ripartite. Scappiamo alla velocità della luce. Lollo e anche Umberto. Eccolo lì, Umberto Polidori, eccolo lì. Umberto, buongiorno! Tutto bene? Tu cosa farai di bello oggi? Io farò Giorgia in sala e la Mini Soppago. Giorgia in sala ed Emma Nannini, sul palco e Nannini sul palco. Qui non ti fai mancare niente. Allora una maratona in mezzo al pubblico per arrivare. Se te fanno passare, non sono una dopo l'altra, spero. No. Abbiamo per fortuna un artista in mezzo, una mezz'oretta. Ok. E poi domani in Germania, pure tu? Domani partiamo in Germania, sì. In bocca al lupo. Credo. Poi lì meditativo. Il mio amico Mofo, perché lui è l'ultimo, mi sembra, nel senso che la Laura poi è l'ultima. Siete gli ultimi. Allora, tu che setup hai preparato per la Laura? Noi siamo sempre Digico SD7, sia in palco che in sala,
Il palco chi lo fa con la Laura? Lo fa Adriano Brocchi. Adriano. Sempre. Certo. Abbiamo fatto delle prove per arrivare qui, siamo pronti, speriamo che tutto vada bene. Voi non siete in tour con la Pausini, no, quindi avete tour, preparato... Abbiamo fatto 5 giorni di prove a Roma, e ci siamo preparati, siamo ripartiti diciamo da una sessione di 3 anni fa, 5 giorni a Roma e siamo arrivati qua, abbiamo fatto un paio di prove e siamo pronti. Visto che avevi poco da fare in questo periodo... Tutti siamo molto impegnati, però siamo qua concentrati e attenti. E con il tuo amico Piero quando ripartite? Con il mio amico Piero ripartiamo nel setup nostro vero e proprio il giorno del mio compleanno, il 3 luglio. E abbiamo una data adesso... intermezzo settimana prossima. Lui si è ripreso, sì. Com'è? Si è ripreso. Sì, no. Non ho notizie, però credo di sì, se il calendario è... E invece col tuo amico Cesare? Lo andrai a trovare? Domani mattina entriamo a San Siro, perché domani abbiamo una generale e dopodomani abbiamo lo show. Una cosa alla volta, riconcentrati e attenti. Grande, tu lo sai che noi contiamo molto su di te. Su cosa? Su tutto. Chicche, poi ci darai le chicche. Poi chi abbiamo qui in giro? Gianmario. Gianmario dov'è? Ah, è Cantele. Andiamo da Cantele e da Gianmario. Porca miseria, come faccio ad arrivare lì? Scusa, non voglio spegnere, deve essere tutto in presa diretta. Questo può dare la dimensione che vuole lui. C'è anche Pavarotti! Prego, lo scuso di te. Interessante. Superfonici anche qui. Allora, abbiamo, ci siamo trovati già con la Mannoia, è stata la prima intervista del nuovo Shoegear Network, eccezionale. Pronto, sei il primo a cominciare. Esattamente. 100.000 persone. Mitico. Permette, guardate come fa con le manine. 100.000. Dai. Qualche altra volta non erano 100, erano 60. Ma... Beh, dai, ma poi alla fine che te cambia? Guardiamo sempre solo avanti. Gianmario, noi guardiamo sempre solo qua, per cui sono tanti. Ma l'importante è non girarsi. Esatto, si gira. Come il primo maggio, ti giri. Gianmario, tutti i mixi? Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso, sul palco chi troviamo? Big House, Massimo Casagrande. Ok, voi siete in tour con siete in tour adesso? No, stiamo preparando San Siro. San Siro? San Siro il 13 luglio, quindi evento secco, fine a se stesso. Quindi è una specie di prova generale, super sì, generale. Diciamo che abbiamo fatto già una settimanella di prove, abbiamo montato questo set di una mezz'oretta qui per questo evento particolare. Diciamo qua. Che sarà perché è sabato, però il locale è pieno. Il locale, sì, ma poi queste signorine alla fine un po' di gente la portano sempre. Sì. Qualcuno viene sempre, poi consumano. Consumano.